When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing beneath a bed light. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar on dead. Pronto? Pronto? Hanno riattaccato, sempre così, fai delle gran cose e poi quando apri non c'è nessuno, sempre così. Ma chi ha aperto il sipario? Fa corrente! Volete chiudere per favore? Io gliel'avevo detto, commendatori non facciamo, i debutti in provincia sono, presto a pochisti, buttano su, infatti. Ma non vedete che sto ancora lavorando i costumi? Non ci si può concentrare i costumi se il sipario è aperto, cacchio! Siparista? Siparista! C'è, non c'è, sarò andata a farsi una birretta. Sempre così, sempre così. Ah, mica male, questo velluto. Sai quanti bei costumi per l'Enrico IV ci si potrebbero fare. Ancora non avevo visto la sala. Wonderful! Che bello! Tende di broccato, Guarda le poltrone, così grandi, comode, voluttuose, quei lampadari di cristallo a gocce vinto murano, semplicemente grandiosi. Ah, ancora mi ricordo quando con una delle prime compagnie di giro che feci smontammo tutte le lampade a gocce dei camerini per farci gioielli della corona. Ah, che bello un teatro vuoto! E questo odore di polvere e cordame. E questi piccoli chiodini storti sul palco che gli attori pulpalmente si litigano perché dicono che portano fortuna. Secondo me è tutta una storia, messa in giro dai direttori di scena per farli raccogliere dagli attori, perché altrimenti ci si infiltrano i piedi durante lo spettacolo. E queste vecchie adorabili, grigie sconnesse arsi del palco, in mezzo alle quali si incastrano i tacchi a spillo delle protagoniste ogni volta che si devono muovere per la scena madre. E le travi, le travi su cui scorrazzano imperterriti i fisici atletici dei tecnici. Ah, i topi, i riflettori che ti accecano, il fascino del teatro. Una volta che respiri quest'aria viziata e fetida, ti entra nei polmoni e non te ne liberi più. Si diventa teatro dipendenti, non c'è antidoto che ti salvi. Arrivi in teatro un'ora prima dello spettacolo, vai sul palco, poi vai in camerino, bevi un bicchiere d'acqua, ti agiti. Cammini velocemente, ripetendo a voce alta le battute che tra poco declamerai al tuo pubblico. Torni in camerino, ti agiti sempre di più, ma intanto l'animo del personaggio crescendo. Poi torni sul palco, lo sguardo spazia dai palchi alla platea, ti fermi a guardare quelle amabili poltrone vuote sulle quali tra poco arriverà un'orda selvaggia di spettatori con le loro pellicce, ancora le zampe di lampadina, i gioielli appena lucidati col silon e le borsette di coccodrillo che strisciano in terra in cerca di preda, i bambini carini, con i loro gelatini, quegli incarti unti e scroppianti, i patatine fritte e popcorn che azzannano ogni volta che i protagonisti sospendono la battuta nella pausa drammatica, per non parlare delle cingombe che sputano in terra o che appiccicano sotto i sedili o che si attaccano sotto le suole delle scarpe di quegli imperterriti che, come sempre, seduti al centro della fila,
si alzano facendo spostare tutti i vicini per andare in bagno. E cicche, ciacche, cicche, ciacche, spiace, boom! Quando i palloncini di cingomma scoppiano e si spiazzicano contro i visi di quei piccoli cari spettatori. Quando sul salire della battuta più intensa i sederoni si spostano sulle poltrone gigolanti, chi, mi domando, chi potrà darmi di più, chi potrà darmi più emozione di questo grande mistero che è la magia del teatro. Oh, oddio, devo fissare il plissé del frac del commendatore. Mi telefono ogni 5 minuti per sapere se i costumi sono pronti. Ma dopo anni di teatro ho imparato a sopportare. Se c'è una cosa che non sopporto invece, sono le critiche degli esperti che si nascondono tra il pubblico. Ma esperti di cosa poi? Di teatro? No. Di insoddisfazione. Non si sa più come prenderli. Sempre i soliti lamenti. Oh, gli attori non sono più quelli di una volta. I miei tempi, sì, che erano preparati. Sì, è brava, però. Guarda come gli stanno i capelli. Che vestito ridicolo. Pettegoli! Con questa storia ci hanno fatto saltare la tournée. La signora si è fatta suggestionare peggio dell'impresario, che addirittura si è fatto influenzare da un sondaggio sul gusto del pubblico. E la signora, adesso non sto a fare nomi, perché non è carino, ma la signora è una delle più grandi attrici del teatro contemporaneo. Sì, beh, io perlomeno ci ho lavorato benissimo assieme. Sembra così entusiastica, così piena di idee, così ricca di fermenti. No, culturali, lattici, ovviamente. Mangiava tanto pollo e yogurt. Beh, la signora per la scorsa stagione voleva portare in Italia un favoloso musical tratto da una commedia meravigliosa di Neil, come si chiama? Simon, no, Simon, Neil Simon. Il titolo della commedia era Promises, Promises in americano, ma noi l'avevamo tradotta in Vaghe Promesse. Beh, quando la compagnia fu riunita per le prime letture, quasi nessuno sapeva di cosa si trattasse. Lei ci disse che un certo Bacalà, no, no, non così, Baba Bacara, sì, come le rose, lui aveva scritto tutti i pezzi musicali e lei ci fece ascoltare quella bellissima che hanno fatto anche le Kessler. Com'era brava la signora. Aveva una voce da spaccare l'aria. Beh, oddio, veramente quando ci fece ascoltare la base restammo tutti un po' perplessi, perché il pezzo era quello, ma lei lo vuole interpretare in un modo così diverso, mi sembra la parola giusta, diverso. Io comunque l'ho conservata, no, la signora, la base. Anche se non potrò mai farci niente, ma del resto a me piace tanto cantare. Avevo imparato tutto il repertorio. C'è nessuno nei camerini? Siparista? Elettrico? Macchinista? Non c'è nessuno, tutti a farsi uno spuntino. Meglio, meglio, meglio. È un sacco di tempo che voglio dalla voglia di rimanere solo su un palco e cantare qualcosa. Dunque, vediamo se mi ricordo com'era la presentazione della signora. Il microfono c'è. Ecco, sì, vediamo. Grazie. Grazie, thank you. Dress, catch your phone,
Gli schizzi per i costumi. Stupendi! Tutta colpa dell'impresario. Ha tormentato la signora per un mese. Con sta storia che i tempi ormai erano maturi per uno spettacolo al femminile. È il momento delle donne, diceva. La comicità al femminile è il futuro dello spettacolo.